TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di TG Live. Iniziamo subito in primo piano con la cronaca. Ancora sangue nelle strade dell'isola. Un tragico incidente ha avuto luogo poco prima delle 12 sul ponte di Sant'Antioco sulla statale 126, coinvolgendo Alessandro Valdes, 49 anni, l'ingegnere che aveva lavorato alla messa in sicurezza dello stesso ponte. Residente a Selargius, originario di Carbonia, Valdes è morto a seguito di un infarto che l'ha colto mentre guidava la sua Audi. Ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente con una Citroën Berlingo guidata da un turista torinese di 44 anni. L'Audi si è ribaltata nell'impatto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo. Il conducente della Citroën è stato trasportato in ospedale con ferite molto lievi. È stato presentato questa mattina a Cagliari, nella sede di Banca Italia, il rapporto sull'economia della Sardegna. Dallo studio emerge una situazione che presenta luci e ombre. I dettagli nel servizio di Eleonora Bullegas. È una situazione, quella che noi rappresentiamo, che ancora purtroppo vede delle cicatrici non ancora rimarginate che derivano dal Covid, e a queste si sono aggiunte, diciamo, le preoccupazioni e tensioni legate alle guerre in corso. Parte da questa considerazione il direttore della sede di Cagliari della Banca d'Italia, Stefano Barra, che stamane ha illustrato i principali dati nel 2023 contenuti nel rapporto dell'economia della Sardegna. Con un incremento di appena lo 0,7%, l'economia regionale lo scorso anno ha registrato un rallentamento. Sugli investimenti e sui consumi delle famiglie si è avuta una frenata, mentre la domanda estera rivolta alle imprese regionali ha subito una diminuzione. L'inflazione, anche se con un calo dal 9,1 al 6,1% in media annua, legata in larga parte a un decremento dei prezzi dei beni energetici, ha inevitabilmente contribuito a condizionare le scelte di consumo delle famiglie. Nei vari settori ci sono luci e ombre, con le costruzioni che registrano valori sicuramente molto positivi, il settore lattiero-caseario che è andato molto bene, il turismo che ha replicato i buoni risultati dell'anno precedente, quindi quelli del 2022. L'industria è un pochino ferma, ma dipende un po' dalle situazioni contingenti. Ci sono dei problemi strutturali che sono legati alle infrastrutture, alle connessioni, ai trasporti, e all'esistenza di un tessuto imprenditoriale che è fondato su microimprese. Il direttore della sede di Cagliari di Banca Italia ha ipotizzato anche una stima per l'anno in corso. Marzo 2024 stiamo registrando, diciamo, un decremento importante dell'inflazione che scende allo 0,7% su base annua. Quindi, se il fenomeno di disinflazione è portato a casa e a termine, diciamo, ci aspettiamo anche dei buoni risultati di rimbalzo, perché i consumi ripartiranno e i costi delle imprese saranno inferiori. Emergenza sanità nell'isola. Questa mattina il gruppo di base dei consumatori Abaco si è presentato in un sit-in di protesta di fronte alla sede dell'assessorato alla sanità a Cagliari per chiedere uno stop alle infinite liste d'attesa. Come spiega il rappresentante dell'associazione Enrico Rubio, una parte dei pazienti sardi, proprio a causa delle lunghe attese, si vede costretta a rivolgersi al privato e circa il 18% di loro rinuncia alle cure per motivi economici. Daniele Chirico di UTG. Liste d'attesa infinite e tanti disagi per i pazienti sardi. L'associazione di base dei consumatori Abaco questa mattina ha organizzato un sit-in di protesta di fronte alla sede dell'assessorato alla sanità a Cagliari per denunciare una situazione diventata, a loro dire, ormai insostenibile. Come spiega uno dei rappresentanti dell'associazione, Enrico Rubio, in Sardegna una parte di pazienti, proprio a causa delle lunghe liste d'attesa, è obbligata a rivolgersi al privato. Così circa il 18% dei cittadini rinuncia alle cure per motivi economici. Ci sono due o tre fattori molto importanti, che sono: uno, appunto, la carenza di personale. Se vuoi eliminare le liste d'attesa devi anche innanzitutto sospendere le visite intramenier, e poi naturalmente devi veramente assumere il personale. L'altra cosa sulle liste d'attesa è che ormai si vuole privatizzare la sanità, e quindi le liste d'attesa infinite servono anche per spostare i pazienti dalla sanità pubblica alla sanità privata. L'associazione di categoria chiede all'assessore alla sanità Armando Bartolazzi risposte concrete sui mancati investimenti della giunta precedente. Ma noi siamo venuti qui, l'assessore è nuovo, e siamo venuti qui a renderlo edotto dei problemi, se ancora non li sa, dei problemi della sanità
in Sardegna. La giunta precedente ha messo in conto 9 milioni di euro per le liste d'attesa, ma non hanno fatto niente, non si sa dove sono andati a finire questi 9 milioni. L'assessore Doria su questo non ha dato risposta, ecco perché noi vogliamo che sapere qualcosa. Innanzitutto c'è anche, ci deve essere un osservatorio delle liste d'attesa, soprattutto per quanto riguarda l'Intramegna, cosa fa, cosa non fa. Ecco, noi chiediamo come associazione dei consumatori di essere anche inseriti in questi organismi per poter meglio controllare e eventualmente per suggerire qualcosa. Durante una seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale, rappresentanti degli ordini e sindacati dei medici di tutta l'isola hanno illustrato la grave situazione sanitaria in Sardegna. I dati presentati evidenziano una carenza critica di personale medico, con decine di paesi senza assistenza medica. A Nuoro l'ospedale San Francesco è descritto come svilito da almeno 7 anni, con una marcata assenza di medici di base sia all'interno che all'esterno della struttura. In Ogliastra mancano vasti settori di personale in corsia e molti paesi non dispongono di un medico. Circa 45.000 persone nell'Oristanese e 100.000 in tutta l'isola sono prive di copertura sanitaria. A Cagliari la situazione appare migliore, ma gli ospedali del capoluogo sono sovraccarichi a causa dei pazienti provenienti da altre zone scoperte dell'isola. La politica dei medici a gettone ha generato polemiche con richieste per un adeguato compenso ai medici e critiche alle attuali politiche regionali in materia di sanità. Non c'è pace per la strada di Montepino tra Olbia e Tempio Pausania, crollata con l'alluvione del 2013. La provincia avanza con il progetto esecutivo, ma l'ANAS va verso la rescissione con la ditta incaricata e si rischia di nuovo lo stop. Sentiamo Gian Domenico Mele. Approvata la perizia tecnica dei lavori per le indagini geognostiche e geofisiche, si avvia alla conclusione l'iter per la progettazione della strada di Montepino tra Olbia e Tempio, per la competenza della provincia. All'apparenza una buona notizia dopo i ritardi e i tavoli tecnici che hanno portato al definitivo stanziamento di 6,5 milioni di euro dalla regione. Se non fosse che la beffa è dietro l'angolo, perché dopo l'interruzione va verso la definitiva rescissione il contratto tra ANAS e l'impresa italiana Costruzioni, già subentrata alla IMP Costruzioni di Carloforte, estromessa alla fine del 2018, che sta eseguendo con grande lentezza i lavori di ricostruzione della strada crollata nell'alluvione del 2013. La procedura è partita formalmente ed è una pessima notizia per la Gallura, perché l'ANAS ha avviato l'iter per la risoluzione del contratto d'appalto con la ditta. L'opera interessata è il rifacimento del tratto crollato della Olbia Tempio a Montepino. Sembra ormai inevitabile quindi un nuovo stop ai lavori di competenza di ANAS. Se si dovesse procedere con la rescissione del contratto, l'ANAS, dopo che il giudizio sulla legittimità della risoluzione sarà espresso da una commissione tecnico-legale, dovrà procedere a individuare una nuova impresa che possa completare l'opera. In questo caso gli interventi di competenza della provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia Tempio, potrebbero subire a loro volta uno stop. Quasi conclusa la fase della progettazione, infatti, si farà la gara per l'affidamento dei lavori, ma il cantiere della provincia non potrà aprire finché non saranno ultimate le opere che deve realizzare ANAS. Nuovo sopralluogo di Riz nel cantiere edile di Via Londra, Olbia, dove 4 mesi fa è morto l'operaio kosovaro Baskim Bitihi. Sentiamo. Proseguono le indagini nel cantiere di Via Londra nella zona residenziale di Samindano a Olbia, dove 4 mesi fa è deceduto l'operaio kosovaro Baskim Bitihi, il 42enne che era in malattia da 2 mesi a causa di un precedente incidente. Il 24 febbraio scorso ha fatto visite ai colleghi nel cantiere e poi la tragedia nel pomeriggio. L'operaio è morto sul colpo dopo essere volato da un'altezza di circa 6 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118, le forze dell'ordine e gli ispettori dello Spresal. A distanza di 4 mesi, in queste ore, un nuovo sopralluogo dei carabinieri del RIS di Cagliari per effettuare rilievi fotografici, una ricostruzione 3D con i laser scanner nell'edificio e stabilire la dinamica dell'infortunio mortale. I colleghi di BT che hanno raccontato alle forze dell'ordine che l'uomo si era recato nel cantiere, anche se si trovava in malattia, per parlare con loro ed era caduto dal secondo solaio della struttura. Una ricostruzione che però non avrebbe convinto gli investigatori, tanto che il sostituto procuratore di Tempio Pausania, Daniele Rosa,
casa, ha disposto ulteriori accertamenti nel cantiere di Via Londra che è sotto sequestro. Iscritti nel registro degli indagati titolari delle due imprese e il responsabile della sicurezza del cantiere.